One day, io sono Barbuto. Oggi registrerò qualcosa di diverso perché giocherò a un gioco che proverò a vincere dei soldi. Vi dico già che questa è una sponsorizzazione. Durante questo video vi regalerò per 300 euro e non a 1, 2, 3, 4 persone, a tutti. Vi regalerò 300 euro per giocare a questo gioco in modo tale che non spendiate i vostri soldi, ma ve li regalo io. Non vi dirò come, non vi dirò quando. Durante il video dirò in che modo ritirare i 300 euro in modo tale che non skippate fino al punto in cui vi do i soldi, ma vi guardate tutto il video. Questo gioco si chiama Blaze, è un gioco che ovviamente è vietato ai minori, quindi se siete minorenni non giocateci. Ci tengo a dirvelo, mi raccomando, se avete dei soldini da parte, la paghetta della nonna, non buttateceli per giocare, ok? Allora, prima di giocare dobbiamo caricare il nostro portafoglio. Clicchiamo su deposito, Visa, Mastercard, ci sono i dati della carta, mettete tutti i dati, scegliete quanto caricare. Ovviamente questi soldi non li sto caricando io, ma mi hanno dato appunto un bonus per farvi vedere appunto come funziona questo gioco. Allora, il gioco funziona in questo modo, c'è questa pallina che parte, ok, noi non sappiamo quando si fermerà. Bisogna puntare dei soldi e prima che faccia crash, quindi che la pallina si fermi, ok, dobbiamo fermarla. Quindi è un gioco di fortuna, perché la pallina si potrebbe fermare a 1, si potrebbe fermare a 2, 4, si potrebbe fermare a 5, non sappiamo quando si fermerà. Quindi noi dobbiamo riuscire a fermarla prima che si fermi. Eccolo. Allora, partiamo con un nostro credito di 5.400. Siamo pronti per il primo trabocchino. Iniziamo con una puntata blanda di 100 punti. 100 punti. Mettiamo un'auto cash out di 10. Ma lo piazziamo. La scommessa. Siamo. Questo sarà il nostro gioco trabocchino. Sta per partire. È partito. È partito, ragazzi. È partito. Sta per arrivare quasi a 2. Butto giù tutto qua. Abbiamo perso, ragazzi. Primo trabocchino andato. Ci riproviamo. Eccolo che sta per partire. È partita. La nostra pallina un po' Tyler è partita. Ma come si dice fortunato in amore, fortunato nel gioco? No, non si dice così. Ditemi come si dice nei commenti. Ha crashato subito a uno. Incredibile, non ci posso credere. Siamo in negativo, eh. Abbiamo già perso 300 euro. Incredibile. Sta per partire. Partita. Partita la pallina. È partita la pallina. Incredibile. Incredibile. Abbiamo appena vinto 440 euro. Così. Vi ricordo che se avete dei soldini da parte non dovete usarli per giocare a questo gioco, ok? Tra io vi regalerò ben 300 euro bonus per giocare. Ancora non vi dirò come ritirarli. E a un certo punto vi svelerò il segreto. Vi svelerò il trabocchino. Come diceva un vecchio detto di mia nonna, chi la duro la vince. Ok? E si incassa di nuovo. Si incassa di nuovo. Ok, allora apprezziamo questo. Intanto che giochiamo, volevo raccontarvi una storia. Volevo raccontarmi la mia più gran figura di merda che ho fatto nell'ultimo anno, quando sono uscito con una ragazza. Nel frattempo abbiamo perso. Fantastico. Allora, cosa è successo? Qualche mese fa, era un lunedì, mi ricordo che era un lunedì e diluviava. Io sono uscito con un mio amico. Non c'era un cane in giro. Cioè, avete presente i cani randagi? Nemmeno quelli. Non c'era nessuno in giro. Quindi noi pensiamo bene di coprirci da questa pioggia. Quindi andiamo sotto un portico. Nel nulla appaiono due ragazze. Nel frattempo abbiamo vinto. Appaiono due ragazze, le uniche in giro per il mondo, credo, quel giorno, quel lunedì sera. E io decido di attaccare bottone. Scopro, dopo 10 minuti, dopo essermi presentato, di conoscerle già. Quindi, cioè, potete capire il mio disagio mentale. Parliamo del più del meno, parli tu che parlo io, parli tu che parlo io. A una certa, mentre parlavo, raga, ero seduto così. Non lo faccio apposta, Mi scappò una scoreggia. Ma non, cioè, avete capito, non è che mi scappava e dice, ho cercato di... No, mi è uscita. Una scorreggina piccola così. In quel momento tu puoi fare due cose. Nel frattempo abbiamo vinto. Incassiamo. In quel momento tu puoi fare due cose. O chiedere scusa. Dire scusa, scusate, mi è scappata. Cadere nel baratro e vergognarti. Oppure fare come ho fatto io, ovvero bellamente finta di niente. Come se nessuno avesse mai fatto uscire quel gas soporifero dalle mie chiappe. E la situazione è stata questa: io che faccio finta di niente, circa 20 secondi di silenzio, e dopo si ricomincia a parlare. Quindi non mi hanno detto nulla. Quindi io mi sono salvato da questo trabocchino tremendo semplicemente facendo finta di niente. Ovviamente però la volta dopo che volevo uscire con questa ragazza mi ha dato buca. Non sono lei questo. Correggiamo tutti.
Perché la gente si deve scandalizzare? Ma esatto. Io lo faccio a comando. A comando. Io purtroppo non riesco a fare le scorregge a comando. Ecco, quest'ultimo avevo un suono un po' strano, secondo me è uscito anche qualcos'altro. Magari nei commenti fatemi sapere qualche figura che avete fatto voi. Momento di dirvi come potete ritirare i vostri 300 euro per giocare. In descrizione trovate un link col mio nome, perché il mio nome è bellissimo. Trovate il link, basta che cliccate, fate l'accesso su questo sito, su questo gioco, e avrete subito disponibili 300 euro per giocare. Quello che vi dico io, ve lo ricordo, ve lo rammento, usate solo quelli se volete provare a giocare, se volete divertirvi, non usate ne altri, non usate soldi di tasca vostra. Io vi ho regalato questi 300 euro, potete ritirarli tutti, non usatene altri. Poi mi è venuta in mente un'altra figuraccia che ho fatto quando ero piccolissimo, raga, sempre in merito a, diciamo, cacca, scoreggi e queste cose qua, perché quando io faccio figure trattano sempre queste cose. Praticamente quando ero piccolino, avevo circa, penso, 7-8 anni, ero giù da mia nonna e avevo conosciuto questo mio amichetto che abitava proprio di fianco a mia nonna, e quindi andavo spesso a casa sua. Nel frattempo abbiamo vinto. Andavo spesso a casa sua. Io ho un problema fin da piccolo, non riesco a far la cacca a casa degli altri. Cosa succede? Che a me scappava davvero tanto quel giorno, scappava davvero tanto, tanto, tanto la cacca. Però non volevo andare nel suo bagno. Alla fine mi sono fatto coraggio e nel frattempo abbiamo vinto di nuovo. Vado in bagno, aveva la turca. La peggiore che dover far la cacca nella turca. Decido di non cagare a casa sua e di andare da mia nonna per fare la cacca a casa di mia nonna. Avrei potuto pensarci prima, però ero piccolino, inesperto di queste cose. E corro fortissimo, nella corsa mi sono cacata addosso. Continuando a giocare, sono riuscito a totalizzare, facendo piccole vincite, 300, 400, 500, addirittura 700 euro. Siamo riusciti a totalizzare la bellezza, aprite bene le orecchie, di 10.000 euro. Che ovviamente io non potrò ritirare, quindi non ho vinto 10.000 euro. Era semplicemente una dimostrazione per far vedere come funziona questo gioco. Spero che vi siate divertiti a sentire le mie figure da Tyler. Trovate il link in descrizione per ritirare il vostro premio. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella!